Il weekend di Radiolinea numero 1 con Molto Bene, con i Camillas protagonisti e poi a condurre Winnie Panzieri e incidentalmente anche Michele Panzieri e Andrea Metri. Per caso. Sì, per sbaglio. Per sbaglio c'è una nuova rubrica che abbiamo inaugurato da qualche settimana che sta riscuotendo grande successo. Nuova rubrica no, non solo successo ma anche nuovi lavori. Sì, cioè, vero, lavori. Trova lavoro. Abbiamo, ci scrivono. Abbiamo, abbiamo incrementato la nostra vocazione al servizio pubblico che già era presente in oggetti smarriti, offrendo proprio come consulenti per il mercato del lavoro. Nuovi lavori in vista. Domani lavoro. Hai mai pensato quante possibilità ti aspettano là fuori? Ecco, brava nonna. Sì, ottimismo. Che ottimismo. Ottimistica. Lucida, precisa, non è proprio come il nipote. Dunque, prego. Per il lavoro ci vuole l'ottimismo e la voglia. Sì. Ragazzi, ottimismo e la voglia. Sì, sì. Volete un futuro magro? Ma come convinto? No. Diventa anche tu fantoccio per la simulazione degli interventi del pronto soccorso. Conoscerai tante persone, ti faranno la respirazione bocca a bocca, ti asporteranno il rene, poi lo rimetteranno a posto, poi verrai asfaltato da un'automobile che poi possano soccorrerti. E questo per i primi 3-4 mesi. E poi ragazzi si sale, c'è il livello 2. Ok. Promozioni, no? Certo, sì. Fantoccio nella scuola di karate. È bello, stai lì, prendi i colpi. Poi c'è il livello 3, te sarebbe? Fantoccio al poligono. Oh, passi, passi di corsa. Quando ti prendono di fianco, certo. E poi c'è il livello definitivo. Sì. Stipendio pieno, 14esima. Sì. Presidente Fantoccio. Bravissimo, no, non solo bello, cioè, tempo indeterminato, bravissimo, ok? Dai giovani. Tra i lavori del futuro sentiamo anche Zagor cosa ci racconta. Ragazzi, ne ho individuato uno veramente incredibile, ma penso molto reale. L'ha inventato? No, assolutamente no, sono ricerche, possibile, che durano ricerche, insomma, sono possibilità di un futuro imminente. Il torturatore di carne. Torturatore di carne, cioè, vi spiego meglio. Visto tutto l'astio diffuso in questi anni dei vari vegetariani, vegani, animalisti, si svilupperanno presto questi posti, spesso rivestiti in marmo bianco al loro interno, dove la carne potrà essere torturata per espiare le proprie colpe. Quindi i torturatori di carne avranno a disposizione diversi. No, il torturatore di carne. Quindi i torturatori di carne avranno a disposizione diversi tipi di carne animale, la mucca, il toro, la vacca, il bue. Ma una domanda, ci sono delle celle frigorifere? Sì, anche. Sì, sì, è un macellaio! No. Torturatore di carne. Dicevo, avranno a disposizione diversi tipi di carne di animale, mucca, toro, vacca, bue, vitello, dappi. Pendere, o macinare, o pestare, cioè, era o tagliate a fettine, insomma, vari tipi di torture. Sì, torturatore di carne. No, il macellaio esiste da sempre. Grazie, Zago. No, non ci siamo capiti. Domani è lavoro. Futuro, certo. Domani lavoro. Hai mai pensato quante possibilità ti aspettano là fuori?